Pre-partita di Dinamica Generale Mantova De Longhi Treviso col capitano degli Stinx Claudio Undoia. Claudio, facciamo un passo indietro e parliamo della gara di Imola, lasciando da parte però le polemiche, quello che è successo lontano dal campo. Una vittoria che secondo te può valere doppio quella contro Andrea Costa per il modo in cui è arrivata, con gli Stinx che sono stati in vantaggio per lunga parte dell'incontro e che hanno vinto contro un avversario diretto per i primissimi posti della classifica. Una partita che vale, una vittoria che vale molto, perché comunque, come ho detto anche prima, ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo primario, che era quello dei primi quattro posti. Matematicamente siamo tra i primi tre, perciò direi primo obiettivo stagionale raggiunto, dovevo pensare solo a questo. Poi dopo, come hai detto tu, lasciamo tutto il resto, quello che è successo fuori dal campo non ci interessa. Per quanto riguarda la gara di domenica, l'andata terminò 91-87 dopo 55 minuti di tantissima intensità, di tantissimo equilibrio. Rispetto all'andata non ci sarà Fantinelli, che fu grande protagonista con 25 punti, 12 assist e 11 rimbalzi. Ti chiedo, da allora quanto sono cambiate queste due squadre che nel girone di ritorno hanno dominato, hanno staccato il resto delle altre, e che partite ti aspetti per questa domenica? Non penso che siano cambiate moltissimo le squadre, perché comunque eravamo tra i primi 2-3 posti e ci siamo ancora, nel senso abbiamo tenuto una marcia, una bella di marcia come si preventivava, perciò direi che siamo rimasti quelli che eravamo. Adesso ci aspetta una partita, penso, altrettanto intensa come l'andata, perché loro sono molto intensi, sono una squadra tosta, non a caso sono primi da tantissimo tempo. E non a caso neanche noi non siamo lì dove siamo, perciò sarà un bello spettacolo secondo me. Per quanto riguarda la vittoria della regular season, è diventato un obiettivo per voi? Domenica sentite questa pressione di vincere contro Treviso, che potrebbe darvi la possibilità di ipotecare questa vittoria della regular season, anche se mancheranno altre due partite? È diventato un obiettivo vincere la regular season da qui alla fine di aprile? Sì, nel senso che una volta che siamo lì, che ci giochiamo al primo posto, direi perché no. Cioè, abbiamo dimostrato di meritare la prima posizione in concomitanza con loro e adesso abbiamo la partita in casa. Ce lo meritiamo, nel senso che abbiamo fatto veramente tanto lavoro, specialmente nella seconda parte. Abbiamo fatto degli aggiustamenti, siamo una squadra, penso, migliorata molto nel corso della stagione. Adesso ci giochiamo il primo posto con loro e loro hanno fatto altrettanto. Siamo due squadre secondo me migliori della stagione di questo girone. Sarà una bellissima partita e noi non sentiamo pressione, perché comunque, come ho detto prima, il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto. Adesso è qualcosa in più che viene prima dei playoff, che ci prepara a questi playoff, dove sarà una battaglia come tutti gli anni.